2022, Fiera delle Levanti Bari, e qui con me Michele Rifezzo, responsabile area marketing della cooperativa Kratos, che si occupa di verde pubblico e di raccolta anche dei rifiuti all'interno delle comunità locali. Sì, esattamente sì. Noi ci occupiamo maggiormente del fondo per quanto riguarda sia la gestione dell'ambiente, ovviamente del verde, precedentemente, e anche per quanto riguarda la gestione ovviamente del. Quanto è importante per una cooperativa, per una realtà come la vostra, puntare sulla formazione dei propri collaboratori? Noi crediamo che un dipendente performato è uno tra i principali obiettivi che dovrebbero avere le aziende. Questo perché ci permette di poter e di poter gestire anche in maniera più precisa la gestione degli imprevisti all'interno di un'azienda. Quindi un dipendente ben formato è sicuramente una risorsa per evitare che un'impresa possa avere una gestione più interna. Inoltre, questo ci permette di poter ottenere un obiettivo importante. Avere di più con meno. Cosa significa? Questo significa che il dipendente formato, e quindi la formazione, raggiungere degli obiettivi non solo per quanto riguarda rispetto sicuramente, però in realtà è anche il secondo punto, ma sicuramente la prima cosa più importante è proprio per l'ente formato che ti possa raggiungere e soprattutto di soddisfazione al via. Questo mette nella condizione un'azienda di poter gestire al minimo le variabili possono compromettere la funzione aziendale interna sia per quanto riguarda l'aspetto delle risorse umane, sia per quanto riguarda anche lo spreco del materiale. Lo spreco del. Sicuramente l'esperienza di Fondo Italia è molto importante, quando grazie appunto al fondo c'è la possibilità di poter intervenire dei programmi di formazione mirati per una crescita di innovazione e soprattutto anche per rendere aziendale il migliore possibile, dove comunque possono conciliare sia le esigenze reali ma anche quelle che vengono. Ricordiamo che questa formazione è una formazione a costo zero per l'azienda? Assolutamente sì, per le bollette a costo zero. E che comunque produce sicuramente degli ottimi risultati in un ambito appunto di performance, in ambito di efficienza. Cioè, perché, appunto, come dicevo prima, proprio un dipendente ben formato è proprio il risultato migliore per ottenere dei risultati all'interno dell'azienda, soprattutto per quanto riguarda la soddisfazione del cliente. Questo è l'obiettivo principale che dovrebbe avere. La formazione è un aspetto importantissimo, anche per rendere un clima dove il benessere sia dei collaboratori, sia dei dipendenti, a livello personale e professionale, vanno verso un obiettivo di efficienza e di efficacia, ma nello stesso tempo mettere l'azienda in una situazione di competitività. Perfetto.